Nel principio la terra era come una città inabitabile ed inospitale, tenebre sulla faccia di un abisso, e un vento altissimo soffiava sulle acque. Disse: sia luce, e fu luce. Giuseppe corre. Corre a far suonare le campane della vicina chiesa del Corpus Domini. Al fuoco! Al fuoco! Un incendio! No! È Giuseppe che ha il cuore in fiamme. Ha trovato la sua strada. Dare un tetto a chi non ne ha nessuno. Accogliere chi è rifiutato da tutti. Cosa fai, Giuseppe? Misuro quanti letti ci stanno. Prima due, poi quattro. Anche due malati per letto. Testa a pelle. Calcola su tre, separa, aggiungi, moltiplica. Altre sei stanze al terzo piano. 15 letti. Calcola su tre, separa, aggiungi, moltiplica. Un'altra abitura al quinto piano. Altri tre letti. Il tutto a sue spese, il tutto a suo rischio. Ma come farete con tuo letto? Ci penserà la divina provvidenza. Ci pensa lui, andando di bottega in bottega a chiedere pane, frutta, carne, legna. Di nuovo con tuo letto. Letti, coperte, lenzuola, mi servo. E lui sogna. Sogna ragazzini che urlano e bestemmiano. Sogna di prenderli a pugni in bocca per domani. Sogna una voce che gli intima di smetterla, che ci vuole dolcezza. Parla loro di Dio. Ma io non sono capace. Giovanni comincia a fare una serie di mestieri da fare invidia ai precari dei nostri giorni. Allora, posso fare faccende domestiche, guardare bambini, dare ripetizioni, mescere al banco e poi panettiere, pasticcere, tipografo, sarto, calzolaio, falegname, acrobata. Oh, ragazzi, che si fa oggi? Trampoli, tarocche, magie. Facciamo gara che arriva prima in cima all'albero. Dai, 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 che si fa oggi? Diventa capopopolo indiscusso. Risate! La risata è programmatica. Giovanni, ma cosa ci fai ancora lì col libro in mano? Dai, chiudimi, vorrei giocare al biliardo. Vieni a giocare al biliardo con noi, biliardo, dai. Posso? Non si mescoli a quei ragazzi. Essi sono malvagi. Ma no, professore, non sono malvagi, sono soltanto qua. Li difende anche. Siete della stessa razza. Eh sì, siamo della stessa razza, ma non li difendo. Ma li capisco. Sei in casa. Venivano tormentate dal padrone, dai loro amici, dai loro figli. Non avevano scelta. O andarsene senza referenze. E come lo trovo un altro lavoro? O tacere. E del bambino cosa devo fare? No, lo conosco quell'indirizzo. Tu vuoi mandarmi dalla mezzana? Prostitute. Finivano a fare le prostitute. Alcune trovavano rifugio da Cottolengo. Le più fortunate invece andavano da Giulia di Barolo, ma... Ma se le guardie ti pizzicavano a battere, allora finivi al Buon Pastore, dove ti correggevano con le cattive. Se ti eri presa la sifilide, finivi all'Ospizio Celtico, ultima tappa del giro della morte. Sembrava inevitabile. E invece qui entra in scena un uomo lungo, lungo, lungo. Così lungo che gli tocca dormire seduto. Nel letto non ci sta. Lungo come il suo nome. Francesco da Paola Virginio II Maria Fa di Bruno. Il padre Marchese di Bruno, Conte di Correntino, Signore di Fontanile e Patrizio di Alessandria. Per scrivergli ci voleva una busta formato lenzuolo. Accomodate sui sedili di broccato e di raso. Con le cortine di seta abbassate, le carcerate lasciavano la vecchia prigione per una nuova speranza di futuro. Tanto prezioso, straordinario e silenzioso fu quel corteo che nessuno osò disturbarne il passo. La luna cedeva il cielo al sole. Gli zoccoli alzarono tutta la polvere del mondo e le carrozze scivolarono via, scintillando.